Riapriamo quindi la pagina politica. Il ponte sullo Stretto di Messina è un'opera pubblica di cui si parla da decenni, che fa discutere il mondo politico e non solo. Infatti, poco dopo l'insediamento, il governo guidato da Giorgia Meloni ha proposto proprio la ripresa del progetto della costruzione del ponte. Sì, lo scorso maggio il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto legge con cui il governo aveva deciso la ricostituzione della società Stretto di Messina SPA, creata nel 1981 per la costruzione dell'infrastruttura. Dunque, si è ricominciato a lavorare, sebbene soltanto, diciamo, sulla carta, nella fase preliminare. Per la posa della prima pietra ci vorrà del tempo, se avverrà, perché in questi anni abbiamo visto che non è detto che poi avvenga. Un progetto, quello di cui stiamo parlando, che negli ultimi 40 anni è stato abbandonato e ripreso diverse volte, l'ultimo abbandono risale bianca al 2012. Esatto, Mario. E la decisione di riaprire questo progetto del Ponte sullo Stretto è fortemente sostenuta dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha definito appunto il ponte un'opera strategica per l'Italia, ma soprattutto un'occasione importante per portare lavoro e sviluppo al nostro paese. A fare eco è anche il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha dichiarato: il ponte sullo Stretto di Messina è un'opera particolarmente complessa, ma della quale il Sud Italia ha particolarmente bisogno. È un progetto strategico perché è l'accesso del Mediterraneo al continente europeo. Questo dal punto di vista della maggioranza di governo. Prima di parlare della minoranza, dell'opposizione, vediamo il mondo scientifico. Il mondo tecnico-scientifico in realtà si divide. Da una parte i favorevoli, in un'audizione alla Camera, Edoardo Cosenza, che è consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha dichiarato: la realizzazione di quest'opera è una sfida che possiamo vincere, abbiamo conoscenze, competenze, tecnologie che consentono la sua realizzazione. Esatto, invece tra le voci critiche a spiccare è la voce del famoso geologo Mario Tozzi, che più volte su Facebook è intervenuto per mostrare la sua contrarietà alla realizzazione di quest'opera. In particolare, Tozzi ha sottolineato il rischio sismico che interessa quell'area del sud Italia. Recentemente, in un post, Tozzi ha detto che in caso di terremoto il ponte potrebbe reggere, ma certamente le città di Reggio Calabria e di Messina collasserebbero. Quindi, si domanda Tozzi, a questo punto non sarebbe meglio adeguare a livello antisismico tutta la zona dello stretto prima di farci passare sopra 150.000 tonnellate di acciaio e di cemento? Chissà, noi torniamo alla politica e lo facciamo intanto dicendovi che il ministro Salvini ha dichiarato che il progetto del ponte sarà inserito nella prossima manovra di bilancio, ma poi dicevamo Bianca, c'è una questione relativa invece all'opposizione. Esattamente, perché l'opposizione si muove, in particolare l'Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una proposta di legge che propone di creare e istituire un parco nazionale tra le due sponde dello stretto. Ma di cosa si tratta nello specifico? Ce lo spiega il nostro ospite. Abbiamo in collegamento l'onorevole Francesco Borrelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Buonasera, onorevole, benvenuto. Benvenuto al Rapporto Mondo. Grazie. Onorevole, se ho capito bene, voi proponete l'istituzione, dicevo, di un parco nazionale proprio lì dove dovrebbe nascere il ponte e lo fate per cercare di bloccare la costruzione del ponte, giusto? Lo facciamo perché da quando sono nati i Verdi, da quando c'è l'Alleanza Verdi e Sinistra di nuovo in Parlamento, cerchiamo di riportare al centro l'ambiente rispetto alla devastazione ambientale, allo sfruttamento senza pietà del nostro territorio. Vorrei far presente che ad oggi, secondo le stime, visto che non è che il Ponte sullo Stretto è una novità degli ultimi giorni, viene riproposto e rivenduto, ma neanche nei peggiori cialtroni delle periferie dei nostri territori sono in grado di rivendere lo stesso prodotto dal 1974 ad oggi. E invece alcuni gruppi politici sono riusciti. Ad oggi il ponte sullo stretto, senza aver fatto niente, ha fatto spendere agli italiani 2 miliardi di euro. Avremmo potuto realizzare le infrastrutture di cui ha bisogno la Sicilia, che voglio ricordare, il geologo Tozzi ha detto che potrebbero cadere Reggio Calabria e Messina. Io vorrei far presente che in Sicilia non ci sono autostrade, non ci sta l'alta velocità e che secondo gli ultimi dati delle Ferrovie dello Stato,
In epoca borbonica, cioè oltre 150 anni fa, c'erano tratte ferroviarie più lunghe di quelle attuali, cioè noi in 150 anni non siamo riusciti a migliorare la condizione ferroviaria della Sicilia. In alcune zone della Sicilia non arriva neanche l'acqua potabile, però intanto, come nel fine anni là, il pacco, doppio pacco e contropacco, dobbiamo vendere qualcosa agli italiani, gli vendiamo il ponte. Ovviamente io non sono neanche uno che vive di pregiudizio, pensa non ci debba stare l'infrastruttura. Vorrei ricordare a tutti quanti noi che recentemente, quest'inverno, un ponte sempre inaugurato da una precedente maggioranza, che era stato costruito 7 anni fa, un viadotto, se n'è totalmente crollato. Quindi tutte queste opere faraoniche, stiamo parlando di un viadotto di poca importanza rispetto al ponte sullo stretto. Io ho l'impressione che, diciamo, così come la religione è l'oppio dei popoli, il ponte sullo stretto è l'oppio per i calabresi, in particolare i siciliani. Per questo noi proponiamo una cosa vera, come l'abbiamo fatta sul Parco del Vesuvio, il primo parco istituito, uno dei primi parchi istituiti in Italia, fu opera delle battaglie dei Verdi. Facciamo qualcosa di serio per quel territorio, realizziamo un parco e cerchiamo di trasformarlo in un attrattore turistico, investiamo i soldi per completare, rendere veramente fruibile la Salerno-Reggio Calabria, far arrivare l'alta velocità in tutta la Calabria e farla arrivare anche in Sicilia. Questo significa immaginare un futuro per il nostro territorio, in particolare per il Mezzogiorno. Il ponte, come dire, dal 1974 a oggi, addirittura oggi è passata la norma per aumentare gli stipendi dei grandi manager sopra i 240.000 euro, cioè questi non hanno ancora fatto niente ma già devono guadagnare come i pazzi. Sì, però insomma lo dicevamo nell'introduzione che abbiamo fatto io e Mario, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini continua a reclamare la bontà di questo progetto. Allora, onorevole, io sentirei insieme a lei una dichiarazione del ministro Salvini e poi la commentiamo insieme. E poi non capisco il no di qualcuno a un'opera che farà sì che l'Italia sia la prima al mondo. Cioè noi siamo in una terra, e penso alla Toscana, penso al Rinascimento, penso ai patrimoni di bellezza, di architettura, di ingegneria italiana che i nostri nonni e bisnonni hanno lasciato ai nostri nipoti, di cui giustamente andiamo orgogliosi. Se abbiamo la possibilità, grazie a ingegneri italiani, aziende italiane straordinarie, di fare il ponte a campata unica, più lungo, più moderno, più sicuro, più green, più sostenibile al mondo, non capisco l'ottusità dei no. Si farà e da tutto il mondo verranno ad ammirare quello che è un diritto di siciliani e calabresi che da 60 anni sono presenti. Però sarà uno sviluppo per l'Italia dal punto di vista infrastrutturale, ingegneristico, economico e turistico unico al mondo. Onorevole Borrelli, Salvini... non ho capito se Salvini vuole fare il ponte o vuole entrare nel Guinness dei primati, perché sembra più che voglia entrare nel Guinness dei primati piuttosto che fare realizzare veramente questo ponte green. Addirittura che il vostro no è ottuso, che il vostro no è ottuso e che il ponte è green. Allora, innanzitutto voglio ricordare a Salvini che è lo stesso che qualche anno fa urlava verso i meridionali quando fu eletto la prima volta europarlamentare: senti che puzza, scappano anche i cani, e cosa nota, io non posso dimenticarlo. Quindi onestamente di politici che dicono tutto il contrario di tutti e che prima dicono che siamo dei terroni e poi ci vogliono regalare il ponte, onestamente per me lasciano il tempo che trova. Però voglio rimanere nel merito della questione. Non c'è nessun non mi sembra che l'Italia stia partecipando al Guinness dei primati per fare il ponte più lungo del mondo. Due, non mi sembra che il nostro obiettivo sia entrare nel Guinness dei primati ma dare più servizi. Allora, se Salvini vuole fare qualcosa di veramente utile, proponga in Parlamento, io sono prontissimo a votarlo, la realizzazione delle autostrade, le autostrade che non ci sono in Sicilia, e dell'alta velocità che non c'è in Sicilia e non c'è in buona parte della Calabria. Voto adesso. E come all'inizio di questa legislatura io dissi ancora oggi ministro Musumeci che bisogna fare un intervento sui campi flegrei e sul problema del dissesto idrogeologico nel paese. Mi fu risposto all'inizio della legislatura che la loro visione ambientalista, che penso sia la stessa di Salvini, è quella che l'uomo è al centro dell'universo, quindi di stampo Bolsonaro, che se ricordo bene era ancora presidente del Brasile. Ogni ambientalista sa che Bolsonaro è stato tra i principali protagonisti della devastazione della foresta amazzonica, e trumpista, cioè Trump che nega l'inquinamento climatico, i cambiamenti climatici. Dopodiché, dopo avvenne il dramma di Ischia e cominciarono a cambiare posizione, così come hanno cambiato posizione anche
su altre cose. Io annunciai 8 mesi fa che ero molto preoccupato per lo sciame sismico di Campi Flegrei, perché chi vive su quei territori, chi fa questa attività da ambientalista, io non sono uno che dice no a tutto, io voglio dire mille sì, e quindi io invito io a dire al, e dico al ministro: ministro, smettiamola di dire no alle autostrade all'alta velocità in Sicilia e diciamo sì a questo, e casomai ci realizziamo un bel parco, perché il parco è sicuramente fattibile. Probabilmente il ponte sullo stretto, che voglio dire a tanti papà e nessuna mamma, è sempre risultato un tentativo di gravidanza che non è andata avanti, perché è un progetto che oggettivamente nessun geologo e nessun ingegnere che abbia veramente una serietà professionale può dire che si possa realizzare in tempi rapidi e soprattutto che sia sostenibile e soprattutto che abbia un senso realizzare prima il ponte e poi le infrastrutture.